Ciao a tutti amici, oggi parliamo della storia vera di Amy Chappell e suo marito e sua figlia, Poppy, che hanno passato uno dei momenti peggiori della loro vita, quando all'improvviso Poppy, di soli 11 anni, ha cominciato ad avere degli strani dolori, conseguenti a una misteriosa malattia che non riuscivano a comprendere. Ogni singolo giorno le sembrava di star morendo. Se volete scoprire tutto di questa storia incredibile, allora andiamo avanti. Ciao, io sono Amy, una madre dall'Inghilterra. Una madre come le altre, con un grande amore per la propria famiglia. Io e mio marito ci preoccupiamo molto, ad oggi specialmente, dell'alimentazione di mia figlia dopo tutto quello che è successo. Siamo una felice famiglia di tre, io, mio marito e Poppy. Io e mio marito ci siamo conosciuti abbastanza giovani, quando tutti dicevano che non saremmo stati una bella coppia. Lui viene dalla Norvegia e tutti pensavano che mi avrebbe portata via nel suo paese, ma amiamo entrambi l'Inghilterra e siamo rimasti qua. Anzi, amavamo. Di recente stiamo pensando al trasferimento a causa di alcuni, anzi di tanti problemi, in special modo problemi che ha avuto nostra figlia, ma andiamo con ordine. Sono mesi che in Inghilterra stiamo faticando a rimanere a causa di alcuni aumenti di prezzo e di situazioni che stanno sfuggendo molto di mano, tra criminalità sempre peggiore e regole insensate che vengono inserite quasi ogni mese, che fanno più male alle persone come noi che i veri criminali. Ma il problema è arrivato quando un giorno ci hanno chiamato da scuola. Salve, sua figlia non si sente bene. Quella fu la prima volta che sentì una frase del genere. È vero, prima o poi sarebbe successo, no, che qualcuno ci chiamasse da scuola per un problema, ma un genitore non è mai abbastanza pronto a sentire quelle parole. Così sono andata di corsa. Mio marito mi avrebbe raggiunto dopo, visto che stavo lavorando. Ovviamente ha chiesto subito un permesso per uscire, ma lavorava a 40 minuti di distanza in un ufficio fuori città. Arrivato a scuola sono andata in infermeria. Qui l'ho vista sdraiata sul letto, ma subito mi ha detto: «Mamma, tranquilla, ora sto bene». Una cosa che fa spesso nostra figlia è dire che sta bene quando non è per niente così. Pensate che una volta si è tagliata la mano, ma ha comunque continuato a ripetere che non era niente. Lei odia farci preoccupare. Comunque sia, l'ho portata immediatamente a casa. In infermeria non sapevano bene quale fosse il problema e sembrava passato, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Così siamo andati via con l'ansia mentre ci raggiungeva mio marito. Alla fine entrambi non siamo riusciti a capire bene e siamo rimasti con lei. A 11 anni poteva succederle di tutto, anche per la minima cosa, quindi bisognava sorvegliarla. Alla fine il giorno seguente però è tornata a scuola senza problemi. Anzi, diceva che nemmeno si ricordava di essere svenuta ieri. Noi ovviamente non volevamo andasse a scuola, ma ha insistito talmente tanto che l'abbiamo lasciata fare. Il pomeriggio di ritorno da scuola avrebbe avuto una visita medica, così da verificare che tutto andasse bene. Le maestre alla fine dell'orario scolastico hanno detto che sembrava tutto a posto. Così siamo andati dal nostro medico di base. Anche lui non vedeva niente, quindi la situazione era risolta, no? Beh, assolutamente no. Due giorni più tardi davanti a noi ha vomitato l'anima prima di andare a scuola la mattina. Mi sono svegliata come al solito per preparare la colazione e lei stava scendendo. Proprio in quel momento, proprio sulle scale, si era messa a vomitare. Ero spaventata a morte. Mio marito era andato già a lavoro e non sapevo quasi cosa fare. Mi sono calmata un attimo e ho chiamato immediatamente l'ambulanza. L'ho messa in una posizione comoda come mi avevano detto i paramedici e ho atteso con lei, che non aveva per niente una bella cera. La mia Poppy stava malissimo, io non sapevo che fare per aiutarla. Non avete idea di quanto stessi male, anch'io quindi. I paramedici infine sono arrivati in circa 20 minuti per via dell'intenso traffico e perché alcuni non li lasciavano passare. Questo è uno dei recenti problemi che stiamo avendo qui in Inghilterra, ma andiamo avanti. Arrivati in ospedale hanno impiegato quasi 40 minuti prima di visitarla, anche se era chiaramente distrutta fisicamente. Non riusciva nemmeno a stare in piedi a momenti. Ma la cosa peggiore è quando siamo entrati nella sala dopo che ci hanno chiamati. I medici non venivano da lei, c'erano solo infermieri. Continuavano a dirci di aspettare ancora un attimo. La stanza era molto grande, i medici erano a parlare tra di loro come se non stesse succedendo niente. Ridevano, scherzavano su cose di tutti i giorni. Così abbiamo dovuto urlare lì dentro: «Guardate nostra figlia, vi prego, sta male!» E loro, come se fosse una scocciatura, infine l'hanno visitata, senza però trovare niente. Le hanno dato qualcosa per la nausea e lo stomaco. «Non fatela mangiare stasera e non esagerate col cibo». Tutto qui, ci hanno detto solo questo, niente di più, niente di meno. Pensavamo quindi fosse una cosa da poco, ma non era così. Per 3 giorni rimase a casa, distrutta e stanca. Al 4º giorno infine sembrava essersi ripresa, ma quando sono andato a svegliarla, ho trovato il letto con delle feci molto liquide. Ho chiamato di nuovo l'ambulanza e ci hanno portato all'ospedale. Stavolta ci hanno fatto entrare prima perché ho cominciato a urlare in mezzo al corridoio. Eravamo pochi, ma non chiamavano più i numeri e quindi mi sono arrabbiato moltissimo. Lì poi mia figlia era l'unica ad avere un problema grave, non si reggeva quasi in piedi. Il medico che l'ha visitata stavolta è stato veloce, ma ancora una volta ci è stato detto che non era niente di che.
che forse aveva mangiato qualcosa di sbagliato negli ultimi giorni, o forse aveva ingerito qualche sostanza pericolosa, tipo l'insetticida o altro. Siamo di nuovo tornati a casa, con un pacco di medicine e niente di più. Io quindi decisi di prendermi le ferie in anticipo in modo da sorvegliarla, ma i giorni seguenti furono terribili. Il medico disse di resistere con le medicine e di non portarla subito in ospedale. Così abbiamo fatto per una settimana e mezza, ma lei stava costantemente male e continuava a fare feci liquide. Siamo arrivati così alla settimana e mezza con il suo corpicino completamente consumato e aveva pure perso un chilo. Era una situazione tragica e una settimana e mezza dopo siamo andati da un medico privato che gentilmente ci ha accolti, un gastroenterologo. Dovevamo prendere appuntamento, ma vista la situazione siamo stati aiutati velocemente e lo abbiamo pagato dopo. Qui finalmente è stato risolto il mistero. Mia figlia aveva un batterio molto nocivo che la stava consumando dentro, la criptosporidiosi. Negli esseri umani provoca una diarrea molto pericolosa. Il vomito per fortuna l'ha aiutata a espellere un po' di questi batteri, ma la situazione era già in stato abbastanza avanzato a causa dei medici incompetenti. Così l'abbiamo lasciata 3 giorni con questo medico bravissimo e infine ci ha detto che era risolta, o meglio, ci sarebbe voluto ancora qualche giorno, anzi forse anche una settimana intera per la ripresa completa, ma almeno era fuori pericolo. Dopodiché ci ha chiesto se avevamo di recente portato nostra figlia a contatto con degli animali e noi abbiamo risposto che eravamo andati in una fattoria dove era possibile passare una giornata, genitori e figli, immersi nel mondo degli animali. Lì ha fatto una faccia come per dire: ah, ecco spiegato l'arcano. Questo batterio, a quanto pare, viene fuori quando si è a contatto con animali da fattoria non curati come si deve, come per esempio dalle pecore durante la stagione della tosatura. E Poppy aveva accarezzato proprio delle pecore che erano state tosate da pochissimo. Da lì piano piano si è ripresa, ma ancora oggi abbiamo tutti molta paura quando andiamo a contatto con animali da fattoria. Ovviamente non le impediamo di divertirsi con altri animali, ma le diciamo di lavarsi sempre le mani prima e dopo averli toccati. Questa cosa ha lasciato anche molti danni psicologici, come avrete capito. Lei fa fatica a mangiare carne, anzi sta molto molto attenta. Ha paura che il batterio possa essere anche dentro la carne. Ma le abbiamo spiegato che non è così. Spero la nostra storia vi abbia aiutato a capire che l'igiene è davvero più importante di quello che si possa pensare, specialmente nei bambini. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e ci sentiamo alla prossima, gente.